Tra 2 giorni lei ripartirà, mi sembra, sì. Domenica. Sì. Il bimbo viene con lei? Sì. Perché io sa che dico sempre che i bambini sono i nostri angeli custodi, anche se sono piccoli, ma... che cosa andrà a fare? Beh, il lavoro di adesso. Non le dico si deve rimboccare le maniche perché già c'è... Sono pronta. Abbiamo lasciato un paese in una situazione di distruzione gravissima. Le immagini che stiamo vedendo sono quelle girate subito dopo il terremoto. Non si vedono immagini di distruzioni molto diverse in questo momento. Visitare Haiti adesso dà l'impressione che il terremoto sia stato ieri. C'è ancora tantissimo da fare, veramente moltissimo. Noi riprendiamo, abbiamo continuato, il lavoro non si è fermato in mia assenza. Riprendo da dove i colleghi mi passeranno il testimone. Ci sentiamo ancora in una situazione di prima urgenza. Abbiamo ancora necessità di rispondere ai bisogni primari della popolazione. Nello stesso tempo vogliamo pensare a ricostruire un quadro di vita il più possibile normale e vogliamo farlo insieme alla gente, vogliamo partire insieme al popolo haitiano, capire che cos'è il loro futuro, cos'è il loro domani. A proposito di gente, loro come hanno reagito? Nel senso, mi spiego, ci sono popolazioni che si adagiano e ci sono popolazioni che per prime si attivano per rinascere. Loro, qual è la loro condizione? Attendono o si stanno dando da fare per ripartire, rinascere? Io ho visto soprattutto da parte degli haitiani un grande moto di solidarietà tra le diverse persone. Forse sì, hanno avuto la reazione di aspettare, di attendere quantomeno un gesto, un'indicazione di quale fosse la via per cominciare a far fronte a questa tragedia. Però l'istinto di aiuto verso il prossimo, questo è stato molto forte. Contrariamente a in passato un atteggiamento più passivo degli haitiani, ho visto veramente la volontà di far fronte a quindi, questa tragedia. È un popolo, lei diceva, contrariamente altre volte questo atteggiamento passivo, questa volta c'è stata la voglia... Io ho sentito questo. Dottor Piatti, Fiammetta parlava di gesto. I gesti ci sono stati, sono stati sufficienti? Nel senso che nei giorni successivi tutti si sono mobilitati. Abbiamo anche letto tante, forse troppe, polemiche, aerei che rimanevano in volo con ospedali da campo, no? Dunque, gli aiuti ci sono arrivati, sono sufficienti? Per non fare ulteriore polemica, dico no, che... No, assolutamente. No, il vantaggio oggettivo della nostra presenza è che siamo nel paese dal 1999 e quindi conosciamo il paese dal punto di vista del territorio e soprattutto delle persone, e immediatamente abbiamo saputo dove intervenire immettendo in moto questa catena di solidarietà che sapeva far indirizzare al momento giusto e nel luogo giusto gli aiuti che stavano arrivando. Sicuramente c'è stato un eccesso di trasmissione di aiuti senza saperli dove distribuire, senza un coordinamento adeguato, diciamo così, ma noi sapevamo dove mettere le mani. Questo è stato un vantaggio straordinario. È importante questo, perché comunque gli aiuti ci sono stati, sono arrivati, forse non erano coordinati, però insomma c'è stato chi... Assolutamente, una solidarietà internazionale è encomiabile. Un'altra riflessione che io mi permetto di fare a voi che conoscete il luogo: la generazione futura di Haiti cresce con tante mutilazioni, perché abbiamo sentito che i medici sono stati costretti ad amputare tanti arti. Questo è condizionante per questo popolo. Ci aspetta un futuro difficile nell'immediato, come che il futuro di Haiti purtroppo cresce già un po'. Era un paese difficile già prima, era una popolazione che soffriva e che faceva fronte a delle difficoltà enormi già prima del terremoto. E sappiamo che il prossimo periodo sarà dura e per le generazioni future è una sfida importante il come far fronte al domani. Noi pensiamo che ci siano le risorse in questo popolo per farlo. Avranno certamente bisogno di aiuto, ne avranno ancora nel prossimo periodo. L'emergenza è finita forse per noi, per i nostri criteri.
La vera sfida è il domani, per questo c'è ancora bisogno di lavorare e di lavorare molto a fianco di questo popolo. Dottor Piatti, siamo in chiusura, forse adesso inizia la fase più importante. La fase più importante è riconoscere il valore della dignità dell'essere umano, da lì solo si può partire, che sia sano, che abbia subito delle amputazioni. È il cuore dell'uomo quello che mette in moto lo sviluppo, non solo delle tecnicalità o degli aiuti. Bisogna rimettere in moto la persona, nella sua dignità, questa passione per l'essere umano che abbiamo ricevuto da una grande educazione alla gratuità. È ciò che ci muove e ci commuove. Grazie a dottor Alberto Piatti, segretario generale AFSI, buon lavoro, ma mi permetta un buon lavoro particolare a Fiammetta Cappellini, responsabile ad Haiti dell'AFSI. Ci consenta da parte di Uno Mattino un bel bacio a suo figlio quando atterrerà ad Haiti e soprattutto buon lavoro. La ringrazio. Grazie a voi, grazie di essere ritornati sull'argomento. Mi permetto di ricordare che sul nostro sito www.afsi.org c'è una specie di giornale quotidiano con una... Che questo non è mai, in modo tale che si possa controllare questa dimostrazione che le cose voi le fate bene alla luce del sole. Linea TG1.